mondo di questo tipo? Uno che per tutta la sua vita ha soltanto visto oppressione, come può credere che ci sia anche solo un'alternativa? Deve solo immaginarsi, può soltanto immaginarsela. Però voglio anche dire che proprio Benvenuto Revelli, nell'arco della sua evoluzione, è andato avanti e ha cominciato a scrivere anche altre cose, no? Ha cominciato a occuparsi della condizione delle donne, della condizione contadina, e poi è arrivato a scrivere due libri, uno sul prete giusto, cioè la storia, non mi ricordo il nome del prete, una storia invece di grandissima lotta non violenta per salvare il più possibile a Borgo San Dalmazzo, e Il disperso di Marburg, un incontro con il nemico, la storia di un ragazzo nazista che nei dintorni della caserma di Borgo San Dalmazzo faceva ogni giorno, era un ragazzo biondo, una cavalcata a cavallo, e che una sera è ritornato soltanto il cavallo perché i partigiani l'avevano intercettato, ammazzato e nascosto nelle frasche sul gesso, nelle gravere c'è scritto. Il disperso di Marburg è un libro pacifista, scritto da Nuto Revelli. Ci ha messo 20 anni a scriverlo, a ricostruire questa storia, perché si rendeva conto, forse, questa è la mia ipotesi, si rendeva conto forse che il percorso di pacificazione è irreversibile. Nel momento in cui tu impari che esiste quest'altra possibilità e che quello che è il nemico, come diceva Brucken, è un essere umano con il quale si può relazionare, diventa, cioè quell'odio si smarrisce. Cosa stai odiando? E questo percorso è probabilmente qualcosa che internamente non è semplice, perché si tradisce tutti i compagni di guerra, ecco. Ecco, però questo percorso di Benvenuto Revelli, no, che da mai tardi arriva a scrivere un libro di una bellezza stratosferica come Il disperso di Marburg, cioè va a studiare il nome di un nemico e a fare la sua storia fino a incontrare, credo, i parenti, adesso non mi ricordo più bene la storia, è qualcosa a cui noi dobbiamo provare a puntare con speranza, perlomeno. Questo libro ci dice che questa speranza esiste, esistono percorsi e proviamo a percorrerli. Ciao, Pier Carlo, che può fare il libro, anche lui è stato... No, la mia domanda è questa. Cioè, noi abbiamo fatto dall'Italia sono partite le carovane con un certo spirito che hai descritto benissimo. Volevo sapere, ci sono carovane simili da altri stati oppure siamo solo noi? Guarda, sinceramente non lo so, non mi sono informato, immagino di sì, cioè, non penso che il pacifismo italiano sia molto diverso, no? Di carovane non so, certamente in Polonia, per dire, ci sono organizzazioni che sono in grado, no? Accoglienza dei profughi. Accoglienza dei profughi, però anche in senso pacifista. Rischiano sulla propria pelle, nel senso che l'accoglienza dei profughi è un reato in quel paese, dipende dai profughi, per carità, quindi poi sviluppano, quindi per esempio là ci sono. Poi cosa sia davvero il movimento europeo Stop the Peace Now, non abbiamo mai capito bene neanche noi cosa sia e quanto sia. Certamente non carovane, però per esempio negli Stati Uniti, mi sembra il 18 marzo, hanno fatto una manifestazione importante a Washington, alla coalizione Answer, quella che era la stessa del 2003. Carovane, non lo so. No, la domanda l'ho fatta perché leggendo sui giornali, poi non so se è vero, cioè noi abbiamo una maggioranza contro, diciamo, l'invio delle armi, se uno chiede solo, fa la domanda, mentre io sempre ho letto sui giornali che siamo l'unico paese in Europa a avere questo livello, cioè siamo... tutti gli altri paesi invece hanno una maggioranza che vuole l'invio di armi. Ecco, questo è un fattore abbastanza negativo. Io, certamente un certo tipo di mentalità militarista nei paesi anglosassoni è chiaramente, cioè, voglio dire, se andate su un sito che si chiama Silent Professional, andate a cercarlo, ci sono i posti di lavoro per fare il contratto. C'è proprio scritto, no? Fa parte di quel modello,
andare a lavorare come contractor e meritorio, perché tra l'altro delle paghe 1000-2000 euro al giorno. Diciamo, quelli buoni sono i contractor, quelli cattivi sono i mercenari. Dipende, certo. Sì, comunque sai, professional, ci sono più di una possibilità. L'Italia però ha una sua particolarità, nel senso che c'è questo scollamento fra l'istituzione e la popolazione, che è atavico nel nostro paese. E quindi è probabile, per esempio, che in altri paesi ci siano le iniziative, chiamiamole quelle istituzionali, siano la modalità. Ecco, noi abbiamo le nostre forme, che sono diverse. Non so bene i francesi come reagiscono, o i tedeschi. Ci sono i flash mob in Francia. Parliamo proprio di carovane anche. Sì, però qua appunto dice che tantissime piazze, poi... ci sono, ma in Germania credo che non siano così. C'è Europe for Peace. Europe for Peace, non sappiamo bene cosa sia effettivamente. Okay. In Germania non so, cioè credo che i tedeschi siano... Di piazza si è saputo qualcosa. Manifestazioni in piazza sì. Sì, però in Germania ci sono. Ma da quello che metto, 60 a favore delle armi e 40 contro. Noi siamo 60 e 40. Cioè, forse paradossalmente... Ecco, poi vai in Polonia, l'80 a favore delle armi. Cioè, questo io l'ho letto sui giornali, poi non so quanto siano vere queste cose qua. Però secondo me la nostra posizione, ma qui è un'idea mia, una che secondo me i movimenti antimilitaristi, pacifisti, non violenti in Italia hanno una lunga storia e sono presenti, ecco, io non so quanto sono presenti anche negli altri stati. Poi può anche darsi che il Papa abbia avuto una sua influenza, ecco, diciamo questo, noi abbiamo il Papa, gli altri non ce l'hanno. Facciamo un po'. L'antimilitarismo è diverso dall'obbedienza civile, dalla disobbedienza civile, mentre invece alcuni paesi anglosassoni hanno una tradizione di disobbedienza molto più profonda, cioè storicamente più datata rispetto a quella italiana, e di nuovo la motivazione è la stessa, perché una delle motivazioni era proprio il fatto che la religione e lo Stato da noi si intersecavano, in certi mondi invece questa cosa qui non era così correlata. Qua c'è un tema, la cosa che da giornalista vedo, è un fenomeno esiste nella percezione collettiva se c'è qualcuno che lo racconta. No? E allora, ritornando alla pandemia, vax, no vax, cioè bastavano 10 scalmanati fuori da un centro vaccinale a fare casino per farti credere che tu fossi in un paese di pazzi Novax. Perché il racconto appunto faceva sì che tu credessi che ci fossero molti di più di quelli che erano. E invece tutte le varie manifestazioni che ci sono stati, incontri, digiuni, ma ovunque ci sono stati, se voi andate sul sito quello Peace Reporter, trovate giorno per giorno in Italia che manifestazione, che incontro, che iniziativa c'è. Vedete che ogni giorno, in ogni paese, in ogni città italiana c'è qualcosa, però non lo vedete da nessuna parte. Allora la percezione che poi te c'hai è che non ci sono, no? Ma non ci sono manifestazioni, no? Alla gente non interessa nulla. Quello però è un problema, diciamo, proprio informativo. Una cosa esiste se c'è qualcuno che la racconta. Guarda, se nessuno la racconta... Sono 60 settimane che facciamo Repubblica. Sì, Repubblica di Torino che venga a vedere. il pacifismo, cioè come posso dire, è un po'... paradossalmente questa è la lezione che ci dà, bisogna rileggersi Russell su questo. Cioè, Bertrand Russell, cioè paradossalmente certe cose vengono fuori soltanto se sono usabili in contrapposizione al nemico.
le posizioni prese in questo periodo da alcuni governatori e sindaci del centro-sinistra rispetto agli eccessi contro i migranti, sembra che come unica vera finalizzazione abbiano quello, cioè vengono oggi raccolte perché servono in contrapposizione al centrodestra. È la logica che diceva. La logica che voi pensate alla manifestazione quella più grande che c'è stata a Roma. Se voi aprite i giornali di quei giorni, si raccontava la manifestazione, ma perché c'era Letta, c'era Conte, il fronte progressista, i rapporti fra PD. Che voglio dire, ci stanno in un racconto, però delle ragioni di quella piazza lì, ma non ne ha parlato nessuno, non sono cioè 100.000 persone sono andate in piazza, perché, per quale motivo, su quale piattaforma, voglio dire, Europe for Peace aveva creato una piattaforma con delle... qualcuno le ha affrontate queste... no, ma io lo dico da giornalista, quindi mi ci metto in mezzo anch'io. È un modo sbagliato di raccontare i fenomeni politici. Allora, tutta l'attenzione, 100.000 persone, era Conte cosa dice, Letta cosa dice, il PD però la minoranza è andata in piazza con Calenda, c'è tutto il racconto, abbandonato completamente poi il motivo per cui le persone erano andate in piazza. Questo è un problema, in qualche modo poi, come posso dire... depotenzia anche la voglia di piazza delle persone, perché se io vado lì e poi quello che io sono andato lì e la funzione di quello che io ho fatto è solo far parlare Letta Conte, capite bene che è abbastanza riduttivo e di sicuro non ti fa venire grande voglia di esprimerti pubblicamente. Senti una cosa ancora. Lì andando giù con le carovane incontravate anche come si dice persone russofile solo ucraini, poi magari sì, anche tra quelli lì c'erano persone di però devo dire non emergeva, diciamo. No, perché anche adesso questi qua sono vittime in questo periodo, però nel periodo in cui avevano ucciso quei decine di migliaia di insomma quanti erano quelli dell'esercito paramilitari ucraini nel Donbass, questi cosa facevano? No? Perché, ad esempio, è uscito anche un dossier, no, di uno spagnolo che ha ripreso alcune forme di lotta che si sono manifestate fino a giugno, diciamo, perlomeno lui documenta quelle fino a giugno nella zona sud-est dell'Ucraina, che con lotte non violente che si sono manifestate. No? E lì faceva notare che c'è una comunità di mediatori e di associazioni di professionali proprio, che affrontano i conflitti interetnici, intercomunitari, che sono intervenute e hanno aiutato queste forme di lotta non violenta. Allora però la domanda che mi ponevo era questi qui nel periodo precedente all'inizio della guerra, cosa facevano? Ecco, non si sa, insomma, non abbiamo elementi. Devo dire, non so che però l'idea futura di queste carovane è riuscire a sconfinare anche dall'altra parte, perché come dire, le parole di pace, le pratiche di pace non valgono solo per gli ucraini, devono valere anche per gli altri. E ad esempio c'è tutto un lavoro che sta facendo con l'obiezione di coscienza, perché poi vai a vedere Russia, Bielorussia, Ucraina, sono tre stati dove hanno politiche repressive simili nei confronti di tutti gli obiettori, quindi l'idea è provare ad aiutare le famiglie russe, bielorusse ed ucraine a tutelare queste persone, no? Ma comunque cioè, l'idea in questo senso è molto interessante, il lavoro fatto dal movimento sociale, i primi movimenti socialisti a livello ideale, dalla prima internazionale, poi anche quelle successive, cioè l'idea che siano i popoli
qualunque essi siano, che dichiarino guerra o che la subiscano, sono essi stessi vittime dei propri governanti. Allora, ovviamente il movimento socialista operaio diceva sono i proletari che si fanno la guerra tra di loro, ma oggi non è che poi è cambiato diversamente. Il giovane russo che viene mandato in guerra è costretto a farlo e comunque è lui stesso vittima di una propaganda nazionale. E allo stesso tempo il giovane ucraino non può rifiutarsi, o se lo fa deve affrontare periodi indefiniti di galera o magari anche il pubblico ludibrio nel proprio paese, perché te non ti sei voluto intuppare. Cioè, al di là del russo, ucraino, la vittima è sempre un essere umano che subisce poi decisioni di guerra, che se voi ci pensate, quante sono i decisori in una guerra? Ma si contano sulle dita di una mano. Cioè, saranno 10 persone al mondo in questo conflitto, saranno 10 persone che decidono che si fa la guerra. E tutte le altre devono eseguire degli ordini, volenti o nolenti. C'è proprio una questione di squilibrio di potere tra una moltitudine che subisce, a volte anche non a malincuore, perché c'è una parte che invece è felice di fare la guerra. Ci sono movimenti paranazisti di qua e di là che se la godono a fare la guerra, certo, per l'amor di Dio, ma poi alla fine, all'atto pratico, esattamente come 200 anni fa, come 1000 anni fa, una minoranza decide che si fa la guerra e c'è una maggioranza che la subisce. E questo rimane proprio nel corso della storia una regola dalla quale non si sfugge. Allora, andiamo a chiudere, perché ringraziando tutti. Io nella mia presentazione ho parlato troppo poco della sua esperienza giornalistica ed editoriale, e me ne scuso perché volevo andare subito al tema. Però Matteo ha un elenco di pubblicazioni che non sono male. Il primo libro è intitolato Gli ultimi moicani, edizione Allegra 2011, è sulla storia di democrazia proletaria. Scusate se è poco, voglio dire, una storia... Non è quella della mangusta? L'Angelo Mangusta è quello di Affio, di Copra. Tu l'hai scritto uno? Sì, io sì, prima, 10 anni prima. Poi ha fatto nel 2012 L'armata di Grillo, sul Movimento 5 Stelle, Podemos, con Giacomo Russo Spena, Tsipras Chi, con Giacomo Russo Spena, e poi si è dedicato alla storia di Matteo Salvini, Anatomia di un populista, e nel 2021 Comunisti d'Italia, omaggio per 100 anni della fondazione del PC. Sei tu che hai scritto un articolo sulla giornata di un volontario di lotta comunista, giusto? Non l'ho scritto io. Ah, ok, va bene, perché so questo. No, non l'ho scritto io, ma l'ho apprezzato. L'hai letto? Sì, una volta ho trovato online la giornata, post, forse. La giornata di un aderente alla protagonista, e devo dire che mi ha aperto un po' gli occhi, perché alla fine non è poi così diverso da quello che faccio io nelle giornate. Mi sono diventati un pochettino più congeniali. Simpatici. Quindi grazie per queste testimonianze, Matteo, e per questa volontà di essere venuto a trovarci. Spero che non sia l'inizio di tante altre occasioni. Volentieri. Spero che possiamo fargli un applauso, perché grazie. Grazie.